Ciao, sono Lisa Vitozzi e oggi vi porto a fare un giro per la mia Sappada mentre vi racconto un po' di me. Andiamo! Dopo essere arrivata seconda in Coppa del Mondo, diciamo che ho avuto un periodo in cui le aspettative si sono alzate e avevo tantissima pressione, mi sono messa addosso tante responsabilità che non sono riuscita a gestire col fatto anche della mia giovane età, che a quei tempi ero molto giovane e mi sono trovata in una situazione un po' molto più grande di me e quindi tutte le cose si sono un po' sommate e è stato lì che è iniziato il mio declino. Ci sono stati tanti fattori che hanno contribuito a non lo chiamerei fallimento, però un periodo difficile, ecco. Ne sono uscita sbattendo tante volte la testa, però non ho mai perso la voglia di tornare ad alto livello. E in questo periodo però mi sono successe tante cose quando ho comunque preso anche il Covid, ho avuto un periodo che non riuscivo più a allenarmi come avrei voluto e in quel momento è stato il colpo di grazia perché ho iniziato anche a avere tanta paura di affrontare le gare. Era arrivato un momento in cui in gara non riuscivo più a divertirmi e sentivo tante paure, tante preoccupazioni prima di affrontarla. Perciò c'è stato un periodo in cui soffrivo anche di attacchi di panico e non è stato un periodo molto facile per me, però sono arrivata alle Olimpiadi di Pechino dove ho veramente toccato il fondo e ho realizzato che avrei dovuto trovare la forza per rialzarmi e cercare di uscire da questo tunnel in cui mi ero rinchiusa e l'ho fatto con il coraggio di chiedere aiuto a una persona che mi poteva aiutare, che mi poteva capire e cercare di guardare dentro me stessa e cercare di capire di più me stessa. Con il mio mental coach abbiamo fatto un lavoro molto specifico. All'inizio ci siamo confrontati molto su di me e su come gestivo le situazioni e cercando di fare un po' di introspezione dentro me stessa. E è stato importante per me perché da subito ho avuto molta fiducia in lui e con lui potevo aprirmi molto. Poi successivamente abbiamo fatto un percorso anche al poligono, e vedendo un po' come reagiva il cervello agli impulsi e anche con la respirazione, come mi comportavo al poligono. Ho comunque sempre avuto la mia famiglia al mio fianco, anche nei momenti difficili, ed è questo anche uno dei motivi per cui torno sempre volentieri a casa, perché mi fanno sentire Lisa e non solo la Lisa di atleta. Poi l'anno scorso è stato, diciamo, l'anno della rinascita. È stato un anno fondamentale perché si partiva di nuovo tutto da zero e devo dire che è stata un'estate difficile perché ero sotto pressione tutta l'estate, cercavo ogni allenamento di ritrovare lo zero a terra, era tutta una continua ricerca del risultato e comunque la squadra mi ha aiutato a superare anche questi momenti di tensione, visto che faccio parte di una squadra molto giovane e loro sicuramente con la loro giovane età mi hanno un po' fatto passare dei bei momenti spensierati e questo mi ha aiutato molto. Poi successivamente comunque l'arrivo di Yonne mi ha permesso di ripartire da zero e lui mi ha capito da subito
e c'è stata tra noi, si è instaurato un rapporto di fiducia fin dall'inizio, che per me è molto importante. Ha cercato di capire i miei dubbi, le mie paure, e ha cercato di trovare una strada che fosse di comune accordo, cercando di essere sulla stessa lunghezza d'onda. E questo mi ha permesso di lavorare al meglio durante l'estate e arrivare appunto all'inizio della stagione in modo equilibrato e senza nessuna paura. Adesso che ripenso alla mia vittoria RuPaulding, è stata un'emozione incredibile perché tornare sul punto più alto della Coppa del Mondo per me è stato un sogno, perché se penso a 2 anni fa non avrei creduto che potesse succedere di nuovo. Però in quel momento ho realizzato che tutto il lavoro che abbiamo fatto, tutto il dolore che ho provato è stato ripagato perché con il duro lavoro e la forza di volontà che non mi ha sempre permesso di andare avanti e mai guardare indietro, mi ha permesso di essere lì e di vivere quel momento di successo che a mio parere pensavo di sì. Pensavo di meritare, però la ciliegina sulla torta del mondiale sicuramente è stato la medaglia d'oro nella staffetta con le ragazze. È stata una gara incredibile perché nessuno forse di noi si aspettava, forse nessuno proprio si aspettava che noi potessimo vincere addirittura, però è stato molto emozionante e soprattutto godersi l'ultimo giro a casa dei tedeschi è stato veramente molto bello e lo porterò sempre nel cuore perché l'ho vissuta proprio bene, è stata come chiudere un po' il cerchio di tutto quello che ho passato e è stato bello condividere con loro questa esperienza. Sono consapevole che posso giocarmi la vittoria a ogni gara, però non voglio essere troppo focalizzata sul risultato, ma su me stessa e vivermi al meglio l'esperienza, perché ho già passato momenti in cui non era più un divertimento, per me non era più una gioia e non vorrei mai che succedesse di nuovo, quindi io cerco di stare bene, cerco di divertirmi, cerco di fare quello che ho in quel momento al 100% e poi il risultato lo vedremo alla fine. Tornare a Sappada significa ritrovare un po' me stessa e il mio equilibrio. Quando sono a casa mi piace stare a casa perché mi rilassa molto e oltre a guardare un sacco di serie TV e a leggere un po' di libri, mi piace molto cucinare perché mi rilassa e mi fa stare bene, quindi cerco di. Non è che sono una cuoca provetta, però almeno ci provo. Però mi fa stare bene, quindi passo molto tempo in cucina. E mi piace anche pulire casa, quindi spesso lo faccio quando un po' per distrarmi o un po' per rilassarmi, perché mi mette anche quello. Mi fa rilassare. Il mio piatto forte, la pasta in qualsiasi salsa, sicuramente, anche perché è uno dei miei piatti preferiti. Durante le gare abbiamo la fortuna di avere con noi Arturo, che è il nostro cuoco, che resta con noi tutta la stagione e ci cucina per noi e quindi passa molto tempo con noi ed è importante averlo nel nostro team. Arturo mi dà consigli perché glieli chiedo spesso, anche se lui è molto approssimativo, non ha una ricetta ben specifica, mi dice no, metti un po' di quello, metti un po' di questo. In realtà io senza la ricetta non faccio niente, però mi lascia cucinare di dolci perché sono un po' più brava nel fare i dolci e magari certe volte lo aiuto a farli. Grazie per avermi accompagnato in questa passeggiata dentro i miei pensieri e ci vediamo in pista e tifate per noi. Ciao!